Sono qui nel canale di World of Chiara e ho imparato l'italiano e sto facendo un video sul suo canale. Ok, iniziamo col video. Ok, allora iniziamo con la prima domanda. In realtà la prima cosa da fare è uno scherzo telefonico a Simone Wando della Disagio Crew. Ciò che gli dirò a Wando è che appunto mi piace, che voglio stare, cioè che vorrei stare con lui. Lo prenderò un po' per il culo. Ho l'ansia. Ok, facciamo uno scherzo a Luca. Luca, che è il suo amico. Tipo, adesso gli dirò che mi piace Simone. E non so come dirlo a Mattia. Pronto? Ciao Luca. Ciao, dimmi. Ti devo dire una cosa. Non so come dirtelo. Piangendo da ieri notte. Non so come dirtelo. Non ci riesco. Non mi dire che è quello che sto pensando perché... Cosa? Cosa pensi? Mattia. C'entra anche. Parla. Aspetta. In pratica, poco fa, mi ha scritto Simone e mi ha detto che, tipo, gli piaccio. Lo sta dicendo? Sì. Io non... cioè... Simone? Sì. Ma cosa stai dicendo? Simone? Ma cosa c'entra Simone? Non lo so. Io non capisco. Cioè, tu che sei il suo migliore amico. No. Non me lo saremmo aspettato, capito? Neanche io, perché non me l'ha mai detto. Vabbè. Lo so. Adesso? No, vabbè, non ci credo. Adesso non lo so. Cioè, io posso anche provare a scrivergli, ma se lui non mi ha mai detto niente dopo tutto sto tempo. Io non so che fare. Cioè, nel senso... Ma che gli hai detto? No, infatti questo è il problema. Ti invio lo screen, ora ti invio lo screen. E io come faccio adesso a dirlo a Mattia? Quello è il punto, perché poi dopo il 17 siamo a Roma. E infatti il 17... No. No. Vabbè, ma c'è, nel senso posso provare anche io a scrivergli, però. Ma prima hai pensato una cosa del genere? Ma poi, cioè ci ho parlato fino a 2 minuti fa, che vabbè, ma stavamo parlando di scuola così, ci parlo tutti i giorni insieme a Sanna, che non mi avevo detto niente. Anche perché mi ha sempre detto tutto, quindi... Infatti, io ho chiamato te perché pensavo che lo sapessi. Sì, brava. Cioè, così adesso sto in panico anch'io. Non so cosa fare. Oddio, lo devo dire a Mattia. È quello il punto. Anche loro due hanno legato un sacco. Esatto, hanno legato tantissimo. Cioè, si rovina anche un'amicizia, penso, no? No, ce l'ho a scuola tutti i giorni. Siamo vicini banco, parliamo tipo perennemente. Sto piangendo, non ce la faccio. Cioè, io giuro, ho il cuore che mi batte perché non riesco a capire che cazzo stia succedendo. Luca, saluta la fotocamera. No, vabbè. Se scherzi, dove lo sapevo. È stato bellissimo. Ci hai creduto un po'? Sì, ma... No, ora io lo dico. No, mi manchi. Io mi ero già preso malissimo perché ho detto adesso Mattia. Ti adoro. No, dai. Io no. Mi abbraccio il 17, vero? No. Come no? No. Bene, ti voglio bene. Ciao. Iniziamo con le domande. Allora, la prima domanda è...
La moglie di Luciano Spinelli mi scrive: YouTuber preferito, preferita, solo uno. Un bacio e ritorna presto a Milano. Allora, YouTuber preferita o preferito? In assoluto Cleotoms, se ne devo scegliere solo uno. Quindi sì, Cleotoms, perché non lo so, adoro il suo stile, adoro come fa i video. In molte cose siamo simili, abbiamo molte cose in comune, quindi era il mio YouTuber preferito in assoluto. Seconda domanda. Mi chiede, Martina mi chiede: hai mai pensato di lasciare YouTube? Mi puoi salutare? Mi chiamo Martina. Ciao Martina. No, non ho mai pensato di lasciare YouTube. Neanche mi è passato per la mente, neanche una volta, perché ci tengo davvero troppo. Non ho mai pensato una cosa del genere. Naomi Vitiello mi chiede: la reazione che hai avuto quando ti hanno detto che il concerto di Selena era stato annullato? Salutami, ti voglio bene. Allora, in realtà all'inizio io non ci credevo, cioè pensavo fosse una cosa falsa. Ho detto vabbè, no, non è una cosa ufficiale ed ero tranquilla. Quando hanno detto che appunto era, che era stato ufficialmente cancellato, sono rimasta malissimo. Mi sono messa a piangere perché comunque Selena Gomez la seguo da quando ero piccolina, ai tempi dei Maghi di Waverly. E per me era davvero molto importante vederla per la prima volta. Cioè, dal vivo, ed ero tanto felice di aver trovato i biglietti. Poi in quel concerto ci sarei andata con Mattia, quindi sarebbe stato davvero bellissimo. E sono rimasta davvero malissimo, è stato troppo troppo brutto. Cioè, ovviamente io sono felice che lei l'abbia annullato, perché comunque se stava male è meglio così, perché poi comunque durante un concerto stare male non è bello. Però cioè, anche io ci sono rimasta molto molto male, però la cosa più importante è che adesso lei stia bene. Andiamo avanti. Kiki, tratti passo 10. Va bene. Ehi, Kia, come stai? Io ti volevo chiedere se ti sei trovata subito bene con la Disagio Crew, oppure eri incerta sul fatto di entrare a far, di entrarne a fa, di entrare a far parte. Beh, ti voglio un mondo di bene, bye unicorn. Allora, sì, mi sono trovata subito bene. E soprattutto non ero incerta, perché comunque molti ragazzi della Disagio Crew li conoscevo già. Altri invece li ho potuti conoscere quando abbiamo creato la crew. Per esempio, a Maria Sole non la conoscevo, ma grazie alla crew ci siamo conosciute meglio ed è stato davvero bellissimo. Bellissimo con i ragazzi della Disagio Crew, sono persone fantastiche. E non vediamo l'ora di fare l'incontro il 17 a Roma, a Piazza del Popolo alle 3. Giulia Anni 04 mi chiede: quale e quanti sport hai fatto da piccola? Allora, ho fatto da sempre danza, ho fatto anche danza orientale, danza moderna, danza classica, contemporaneo, hip hop, e ho provato anche a fare latinoamericana una volta quando ero piccola, lasciamo perdere. Poi ho provato pattinaggio e è andata a finire un po' male perché sono un po' caduta. E ho provato anche ginnastica artistica. Quindi questi sono gli sport che ho fatto da piccola. E niente, le domande sono finite, lo so che erano poche, però mi sono divertita e spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale. Ma non vedo l'ora di arrivare a 100.000 perché, cioè, sarà il giorno tipo più della mia vita. E niente, sono strafelice perché non ci posso credere, cioè, tutto successo così a un tratto. Che cosa è successo? Cioè, ero lì l'anno scorso, cioè 2 anni fa ho iniziato per gioco e adesso è diventato qualcosa di troppo troppo importante per me. E quindi grazie, grazie, grazie mille. E noi ci vediamo al prossimo video. With soap.